Amici di Solfatara News, bentornati! Prima di iniziare, un invito importante. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, seguiteci su Instagram e TikTok. Qui trovate ogni giorno aggiornamenti freschi e senza censura sui campi flegrei, perché l'informazione è la nostra arma migliore. Nelle ultime ore, il supervulcano sembra placido. Nessuna scossa, nessun boato, nessun tremore. Ma la verità è che dietro quella quiete c'è un movimento invisibile, ma potente. I nostri sorvoli con il drone fatti ieri e oggi mostrano chiaramente. La fumarola di Pisciarelli è spinta al massimo, un getto continuo, che segnala una pressione sotterranea in costante aumento. Quella che sembra pace in realtà è accumulo di energia, è il piede dell'elastico che si tende giorno dopo giorno. L'INGV ci ricorda, non si abbassa mai la guardia. Il suolo si solleva, la crosta si deforma e ogni tanto arriva una scossa. E mentre la terra si muove, le istituzioni non sembrano avvertire l'urgenza. Il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ha dichiarato che ci sono 3 o 4 cantieri aperti nella zona come parte dei lavori di messa in sicurezza. Parole sue, ma cosa sono in realtà 3 o 4 cantieri? In un'area vasta e densamente popolata come quella dei Campi Flegrei, si tratta più di una goccia nel mare. Sono macchie isolate su una cartina che richiederebbe interventi diffusi, su larga scala, scuole, case, edifici pubblici, zone vulnerabili. Musumeci sottolinea che, per la prima volta nella storia della Repubblica, è stato lanciato un programma e che ci sono stanziamenti anche per il patrimonio privato, con fondi a copertura del 50% per l'adeguamento sismico. Ma la domanda resta, 500 milioni di euro, è finito davvero dove serve? O è solo un annuncio per calmare le acque? Le esperienze passate in Italia insegnano gli interventi arrivano spesso quando il peggio è già successo. Nel mentre, il bradisismo continua imperterrito. Dai dati INGV emergono valori attuali di sollevamento del suolo di circa 15 mm al mese, ovvero 1,5 cm ogni mese, un valore oltre la media storica. E i terremoti sono in aumento. Eventi registrati fino a magnitudo 4.6 il 13 marzo e di nuovo il 30 giugno 2025. Il più intenso degli ultimi 40 anni ai Campi Flegrei. Non è certo ipotetico immaginare un evento simile o peggiore nel futuro. Chiariamo subito, non ci sono segnali di magma in risalita. Dunque, nessuna eruzione è imminente. Ma la pressione sotterranea aumenta. La deformazione cresce e le probabilità di nuovi eventi sismici si alzano. Questo momento calmo è cruciale. È il tempo in cui si può ancora agire, mettere in sicurezza, pianificare evacuazioni mirate, ristrutturare le abitazioni più fragili. Invece, si rischia che 3 o 4 cantieri promessi da Musumeci restino solo simbolici. Un modo per fingere di fare, mentre la pressione aumenta, sotto le nostre case. Noi di Solfatara News continueremo a raccontarvi tutto, con dati, immagini, interviste. Ma ora serve chiarezza, serve un investimento reale, serve una strategia robusta, serve consapevolezza civile. Il tempo scorre, la crosta si carica di energia e la quiete apparente potrebbe tradirci. Iscrivetevi, seguiteci, restate informati. Non è solo scienza, non è solo politica. È la salute dei nostri concittadini. È il futuro dei Campi Flegrei. A presto su Solfatara News.